tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision. Anche quest'oggi analizzeremo insieme tre nuovi progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia e vedremo anche tre new entry nel mondo Tessiland. E iniziamo subito con il Bravissimo nelle sue nuovissime varianti di colori. Abbiamo il primo che avete visto, il Salvia, poi abbiamo aggiunto anche il Corallo, il Beige, il Gesso, il Glicine e infine il Cipria. Questo gomitolone da 500 grammi, 100% acrilico top quality, 1500 metri di creatività che potrete realizzare per creare cappotti, coperte, maglioni, un gomitolo davvero morbido che sembra quasi lana al tatto e che ha una bellezza che davvero durerà nel tempo. Non vedo l'ora di vedere i vostri progetti realizzati con queste nuovissime nuance. Ma adesso iniziamo subito con il primo progetto di quest'oggi. Il primo progetto di oggi è di Alessia Pasquitto, che ci ripropone un tutorial della Fata Tuttofare, quindi della nostra amatissima Maria Grazia Dottore, che ultimamente sforna gioielli e nuovi progetti davvero meravigliosi. Allora, lei ha riproposto il tutorial della maglia Vanity apportando una piccola variazione. Infatti, originariamente questo tutorial era realizzato con il filato Isaac, quindi il nostro filato in bambù. Invece Alessia ha utilizzato bensì l'amanda in queste tre varianti, grigio, ecru e bianco. Perché le piaceva insomma di più in questo modo? Perché anche l'Isaac insomma è stato assente per un po' di tempo e perché l'ho ritenuto comunque un cotone davvero molto morbido, brillante, perfettamente traspirante, anche perché ha avuto modo di realizzare una maglia durante il periodo estivo e quindi grazie all'amanda sicuramente ha avuto anche la traspirazione di cui aveva bisogno. Lei ha realizzato questa maglia con 450 grammi di amanda, per una taglia come la sua vale a dire una 46, e pensate, lo ha lavorato con l'uncinetto 3,5, quindi molto più grande rispetto a quelli suggeriti. Noi solitamente consigliamo l'uncinetto 1,5-2, invece lei lo ha lavorato proprio con questo numero di uncinetto, quindi con il 3,5, e si è trovata benissimo. Ci ha detto che è davvero molto morbido e brillante, infatti questo 100% cotone, questo filo di Scozia ha questa caratteristica. E oltretutto ci ha assicurato che anche dopo il primo lavaggio, ma non è una novità, i colori sono rimasti perfettamente intatti nonostante ce ne fossero comunque due chiari e uno un po' più scuro. Questo filo di Scozia, come potete vedere, noi oggi lo presentiamo nella versione da 100 grammi, ma come sapete sia l'Amanda che l'Adele, che l'Anastasia, che la Raya presentano le due varianti di bianco ed ecru anche da 250 grammi. È un cotone davvero molto valido, un 100% cotone davvero molto brillante che vi assicura una morbidezza e una durevolezza nel tempo. Oltretutto, anche per il modo in cui è stato composto, vi permette di realizzare dei capi che non si ritirino nel tempo. E oltretutto è anche anallergico e antibatterico. Quindi insomma un cotone sicuramente che avrete già utilizzato e che potrete utilizzare anche magari nei periodi un po' più invernale per realizzare qualcos'altro. Brava Alessia! Il secondo progetto di quest'oggi è di Bovetti Gabriella, che ci aiuterà a parlare di un problema che spesso abbiamo riscontrato nel nostro servizio di assistenza. Ma andiamo per gradi. Allora, Gabriella ha realizzato questa bellissima pochette grazie al Tailurex. Ci ha raccontato che prende spesso spunto dai tutorial della Fata Tuttofare. Si mette lì con le sue meravigliose cuffiette e prende spunti, idee e segue i suoi consigli. E ha appunto realizzato questa pochette
appunto nocciolina, con 300 grammi di Thai Lurex, quindi con due rocche. Un filato davvero unico, insomma, lo sapete, dal diametro di 1,8 mm, che vi consente quindi di realizzare, lo dimostra proprio Gabriella, anche questi punti un po' più particolari, punti comunque elevati, per cui noi solitamente consigliamo anche come alternativa ad esempio il Thai Skinny, se volete una versione Lurex, appunto il Thai Skinny Lux, che è ancora più sottile e quindi potrebbe essere ancora più scorrevole la lavorazione. Comunque Gabriella ci ha detto che appunto si è trovata benissimo con questo Thai Lurex, che sappiamo essere composto da questo misto viscose, che quindi vi consentono di dare una lucentezza ai progetti che vorrete realizzare, e allo stesso tempo questo misto cotone che vi consente comunque di avere una scorrevolezza durante la lavorazione. Thai Lurex, insomma, è una garanzia. Ma abbiamo detto che utilizzeremo questo progetto per trattare di un tema particolare dell'assistenza. Perché? Perché Gabriella ha realizzato questa pochette con il Thai Lurex, quindi prodotto disponibile sul nostro sito, però che aveva trovato all'interno della Mystery Box, prodotto che ormai abbiamo eliminato dal nostro catalogo. E quindi vogliamo appunto parlare di cosa fare quando un prodotto è presente sul nostro sito ma la disponibilità è pari a zero, e cosa fare quando, comunque, cosa significa quando un prodotto non è più presente sul nostro catalogo, e ve lo illustriamo subito adesso. Allora, la prima cosa da fare sicuramente è quella di andare sul nostro sito, quindi www.tessilan.com. Successivamente ciò che dovrete fare sarà andare sull'articolo che desiderate e che attualmente ha la disponibilità, come nel caso ad esempio del baby cake carta da zucchero, ha la disponibilità pari a zero. In questo caso cosa dovrete fare? Cliccare sull'articolo desiderato e attualmente terminato, e qualora non aveste già effettuato l'accesso, inserire nell'apposito campo il vostro indirizzo mail. Noi ovviamente mettiamo il nostro, quindi assistenza@tessilan.com, e poi cliccare molto semplicemente sul tasto avvisami quando disponibile. In questo modo avrete inviato la vostra richiesta di notifica, e non appena l'articolo tornerà disponibile riceverete una mail che appunto vi avvertirà che il prodotto è nuovamente disponibile per l'acquisto sul nostro sito. Cosa fare quando invece non vedete più un articolo sul nostro sito, come può essere ad esempio nel caso, come abbiamo visto, quello di Gabriella della Mystery Box? La Mystery Box è stata sempre presente all'interno delle nostre offerte, come potete vedere attualmente, insomma, non c'è più. Cosa significa in questo caso? Quando quindi un prodotto non è più visibile sul nostro sito, vuol dire che è stato o temporaneamente o definitivamente eliminato, e quindi dovrete optare per un'alternativa. Eccoci qua, quindi abbiamo visto come comportarsi quando un prodotto non è disponibile sul nostro sito o comunque non lo vedete più. E voglio cogliere però l'occasione di quest'oggi per mostrarvi anche come vedere i nostri nuovi prodotti, ovviamente seguendoci sui nostri social, ma c'è anche un modo per essere costantemente aggiornati. Guardate qual è. Per essere costantemente aggiornati sui nuovi prodotti disponibili sul nostro catalogo, la prima cosa da fare è quella di andare ovviamente sul nostro sito, quindi www.tessilan.com. Successivamente vi basterà scorrere, in questo caso la home page, fino in basso, e quindi arrivare alla voce informazioni, e vedrete che proprio la terz'ultima voce è quella dedicata ai nuovi prodotti. Cliccando potrete vedere tutti i nuovi prodotti presenti sul nostro sito e disponibili per l'acquisto, cosa che vi ricordiamo viene costantemente aggiornata, quindi mi raccomando, non perdetela mai di vista. E a proposito di nuovi articoli, quest'oggi vogliamo presentarvi un oggetto che vi è piaciuto davvero tantissimo. Tant'è vero, pensate, che è terminato, è stato riassortito e sta terminando nuovamente. Quindi per coloro che non l'avessero già visto, davvero affrettatevi. Stiamo parlando di
acchiappasogni. Li presentiamo in due varianti, in plastica e in metallo. In plastica le misure vanno dai 5 ai 30 cm. Quest'oggi ad esempio ve ne faccio vedere solo alcuni. Questo ad esempio è da 7 cm, questo è da 10 e questo è da 19. Invece per quanto riguarda quelli in metallo, le misure variano dai 3 ai 19 cm. E io anche in questo caso ve ne faccio vedere solo alcune poche varianti, che sono questa, che è proprio quella da 3 cm, penso che è davvero minuscola, poi questa che è da 16 e questa invece che è da 19 cm, quindi l'ultima. Degli acchiappasogni, che sono degli oggetti davvero molto particolari, non sono dei semplici articoli da poter utilizzare ad esempio per dare un tocco in più ad una stanza, ma sono degli oggetti con una ricca storia di magia alle spalle. Quindi se volete creare un angolo magico e da sogno in un evento, oppure anche per far giocare ad esempio un bambino, ecco, questi acchiappasogno sono sicuramente l'oggetto ideale. E veniamo alla terza foto di quest'oggi, vale a dire a quella che ha ottenuto più mi piace durante la settimana dal 24 al 30 agosto. Quest'oggi infatti parliamo di Vicky Aquilino, che ha realizzato una meravigliosa cappa con lighi, rosa antico e un po' di lame color argento. Allora, Vicky ci ha raccontato che ha realizzato questa cappa per coprire una profonda scollatura di un vestito e ha utilizzato soprattutto lighi nella variante rosa antico, quindi una nuance molto delicata, per smorzare un po' i toni di un vestito particolarmente a fantasia che appunto indossava. Nel dettaglio ci ha detto che per una cappa come questa, vale a dire con le misure 66x33 cm, ha utilizzato, pensate, 300 grammi di ighi con un po' di lame appunto color argento. Nel dettaglio ci ha raccontato che ha realizzato due rettangoli e ha lavorato tutti i 65 cm per 32 con il punto stella a rete, punto che ha visto in un tutorial di Chris, che ha subito adorato e quindi messo in pratica. E poi invece il centimetro finale lo ha lavorato semplicemente a punto basso. Successivamente cosa ha fatto? Ha cucito qui sulle spalle, lasciando comunque una scollatura a barca in modo tale comunque da mettere in risalto il collo e il viso. E poi ha messo due punti qui nei lati opposti, quindi per creare delle maniche. Davvero bravissima Vicky, il cotone ormai, questo 100% cotone ritorto, morbido e brillante, che è Liggy, lo conoscete benissimo, quindi oggi l'abbiamo visto in un'altra versione, quindi in una cappa, ma sapete bene di poterlo utilizzare anche per cardigan, maglie o amigurumi. E invece cogliamo l'occasione per parlarvi del lamé. Questi, pensate, 2000 metri di lucentezza in solo 100 grammi di prodotto. Quindi davvero un articolo unico che da solo ovviamente non può essere lavorato in quanto si spezzerebbe, ma che vi consentirà senz'altro di essere utilizzato insieme a tanti altri filati per dare lucentezza quindi ai vostri capi. Davvero bravissima Vicky! E veniamo al terzo articolo di questa puntata. Allora, oggigiorno siamo sempre alle prese con tantissime cose da fare e ritagliarsi del tempo per creare dei lavori handmade con le proprie mani appunto e con il proprio tempo libero è sempre un'impresa ardua. Certo è che una volta indossato un capo come questo, la soddisfazione è davvero molto grande e vale senz'altro la pena del lavoro svolto. Il problema è che tra lavoro, famiglia, casa, figli, nipoti, è difficile anche trovare del tempo per lavarlo accuratamente questo capo. E quindi Tessiland ha pensato di risolvere anche questa, passatemi il termine, problematica e ha deciso di creare un Made in Italy e in esclusiva per Tessiland gomitolo che potete lavare tranquillamente in lavatrice. Parliamo infatti del Gabriel, un gomitolo composto per 86% da lana superwash e 40% acrilico in 6 meravigliose varianti di colore. Guardiamole nel dettaglio.
Avete visto quindi queste sei bellissime varianti di colori proprio nel dettaglio. Vi ricordiamo inoltre che la tintura utilizzata è una tintura a bassissimo impatto ecologico, oltretutto con questo effetto marmorizzato che senz'altro permette di mettere in risalto proprio l'originalità del tinto a mano. Parliamo di un gomitolo con il quale è possibile realizzare capi per i più piccoli, quindi per chi ha una pelle più delicata, ma ovviamente anche per i più grandi, quindi ben vengano copertine ma anche maglioncini e cardigan da poter lavare direttamente in lavatrice. Quindi davvero vi dà la possibilità di creare dei capi di abbigliamento ma anche accessori in una maniera del tutto naturale, appunto molto pratica e sicuramente anche con dei colori un po' diversi dal solito. Quindi un gomitolo davvero perfetto nella praticità, nell'utilizzo e nella colorazione. Che dire, benvenuto Gabriel nella famiglia Tessiland. E anche la puntata di quest'oggi si conclude qui. Io vi ringrazio ovviamente per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube qualora non l'aveste già fatto, di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok, di continuare a condividere i vostri progetti, soprattutto quelli realizzati con i nuovi articoli sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, di contattarci al nostro servizio di assistenza o comunque di commentare questo video se avete bisogno di qualsiasi tipologia di informazione inerente ai nostri articoli. E che altro? Che sotto il video ovviamente troverete i link relativi a tutti gli articoli che avete visto oggi. E niente, per oggi basta, quindi immersa in un mare di morbidezza e di magia, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!